Per il quarto anno consecutivo, il palio delle barche di Passignano sul Trasimeno si è tinto di bianco-azzurro. Anche in questa 31esima edizione, infatti, il Rione Centro 2 è riuscito a imporsi su Centro Storico, Oliveto e San Donato, portando a 11 il totale delle vittorie. Una sfida avvincente fino alla fine, che ha visto però la portabandiera dei Rondolini giungere prima con il proprio stendardo al termine dell'originale percorso. Difficoltà ci sono sempre, abbiamo visto che fino alla boia avversari sono stati lì vicino a noi, poi niente, abbiamo la nostra forza, la forza di Alessandro e Daniele, i nostri splendidi rematori, ci ha portato un'altra vittoria, un'altra grande vittoria. La particolarità è questa corsa in acqua, la prima corsa in acqua con le barche, poi le barche in spalla che fanno tutto il giro del castello, della zona medievale del paese, e poi il ritorno di nuovo al pontile, di nuovo il percorso in acqua e poi coinvolgimento di gente. E nessuna corsa prevede 60 ragazzi per ogni rione che corrono sotto a una barca alternandosi e due rematori che invece sono quelli che fanno il gioco pesante, insomma. Una gara questa che trae origine da un fatto realmente accaduto. Rievoca una fuga dei signori di Passignano, del castello di Passignano Ioddi, sconfitti dai baglioni, signori di Perugia, che nella sconfitta fuggirono. La leggenda narra che fuggirono con le barche in spalla, e noi rievochiamo questo episodio storico avvenuto alla fine del 1490-1495. La manifestazione, che sebbene funestata in alcune occasioni dal maltempo, ha comunque visto tante iniziative ludiche e culturali, la partecipazione di tutta la cittadinanza e grande affluenza di turisti, si è quindi conclusa con uno spettacolo pirotecnico. Siamo riusciti questa sera veramente a fare questa gara, questa bellissima gara vinta dal Centro 2, una settimana di grandi eventi socio-culturali e enogastronomici. Sono soddisfattissimo, sono contentissimo di come è andata tutta la settimana, i 9 giorni anzi, e faccio gli auguri veramente al Centro 2.